Le immagini che stiamo per vedere rappresentano l'epilogo di una bellissima serata. Una serata piena di emozioni, una serata piena di orgoglio, una serata commovente. Per me anche una serata che rappresenta l'apice della soddisfazione, perché insieme ai miei amici in quella serata abbiamo mostrato a tutti i presenti in piazza il docufilm di Scalea, campione d'Italia. Questo docufilm narra della storia di alcuni ragazzi che costituivano la Juniores del 1971, che contro ogni aspettativa, contro ogni pronostico, sono riusciti a vincere il campionato nazionale italiano, cosa che a 50 anni da quell'avvenimento, una cosa simile appunto non si è mai più ripetuta, no? Quindi è rimasta in qualche modo nella storia. Ma voglio intanto condividere con voi il link di questo docufilm, ma che potremo vedere soltanto giovedì alle 20:45 tutti insieme in diretta. E poi voglio farvi conoscere e vedere, raccontare il dietro le quinte delle riprese, il destino che ci ha proprio indicato che questo documentario doveva farsi, e poi scopriremo insieme il perché, le persone che hanno collaborato con noi, che ci hanno aiutato, Andrea, Carmine, Enzo, lo storico. Tutto è iniziato da un incontro tra me e Andrea Fama, è quello che state vedendo in questo momento, che è il titolare di Villa Giordanelli, in cui abbiamo girato il nostro docufilm, buona parte del nostro docufilm, diciamo, per le interviste. Vi lascio il link in descrizione per vedere e visitare, magari tramite i social, Villa Giordanelli, e poi in un secondo momento anche magari farci un giro di persona, merita. Quindi appunto, parlandone con Andrea mi ha proposto di raccontare di questa storia tramite un video. Io ho abbracciato immediatamente l'idea e abbiamo portato avanti il progetto. Tutto questo l'abbiamo fatto sotto la spinta, che è stato il motore, diciamo, di questa iniziativa, di Enzo Greco, che saluto, che salutiamo, lo storico del calcio di Scalea, lui praticamente il nostro almanacco vivente, l'enciclopedia del calcio scaleoto, forse anche di più. Ovviamente lui si è preso l'incarico di riunire tutti i vecchi campioni dell'epoca, quasi tutti, e c'è un evento curioso, perché è successo cosa? Che il primo giorno di ripresa noi eravamo lì tutti ad aggiustare praticamente quella che era il set delle luci nella camera, e aspettavamo gli altri perché alcuni si erano fermati fuori a parlare. Enzo pensava che l'avessi contattato io, trovato in qualche modo. È quello che gli volevo far credere. Lui aveva prenotato qua, c'eravamo con una persona che alloggiava in quel momento lì a Villa Giordanelli, e abbiamo scoperto con nostro immenso piacere che la persona che ignara di quello che stava per succedere, che alloggiava in quel momento lì a Villa Giordanelli, era il terzino destro della Juniores del 1971, che si trovava lì per puro caso. Ok, questo è il segno del destino. Ma un altro segnale ci ha dato la conferma che questo documentario andava assolutamente fatto, perché un altro calciatore, un'ala destra dello Scalea della Juniores del 1971, dal Belgio arriva a Scalea, ignaro anche lui di quello che sta per succedere, e così abbiamo chiuso il quadro. Quindi abbiamo approfittato assolutamente di questi momenti, di questi casi fortuiti, diciamo così, e abbiamo portato avanti quelle che sono state le interviste. La cosa che mi ha affascinato di questo racconto, ascoltando le interviste, è una cosa che praticamente ho riscontrato in ognuno dei calciatori che hanno parlato, appunto. Il loro punto di forza era il legame, era la fratellanza, era la voglia di stare insieme, la voglia di giocare, come dimostrano queste immagini che raccontano di momenti di emozione e momenti di divertimento. Beh, raccontare certi episodi forse non è il caso. Siamo riusciti veramente a passare una settimana veramente da Dio
E poi un'altra cosa, che la proprietaria dell'albergo era innamorata di Guglielmo. Su quello sembra una persona seria nella cosa. Sentire proprio le lacrime che ti scendono giù, il singhiozzo così che hai, è indescrivibile, è felicità. È stato un vero e proprio riscatto, come sentiremo dal racconto. I nostri campioni sono stati definiti i pellegrini della Calabria perché noi eravamo in quel momento, in quel periodo storico, non all'apice della ricchezza, no? Un'altra cosa che mi ha affascinato è vedere queste persone ormai cresciute divertirsi come quando si divertivano da ragazzi, cioè vederli insieme era come vedere dei diciassettenni, dei quindicenni giocare e scherzare, come se il tempo praticamente si fosse totalmente fermato. Ci sono state delle difficoltà. Le difficoltà quali sono? Sono praticamente quelle del girato, perché questo documentario doveva essere arricchito da alcune immagini e sarebbe stato davvero tanto utile avere immagini magari dell'epoca, di almeno una delle tante partite disputate. Ma non abbiamo avuto questa possibilità, quindi abbiamo dovuto girare qui nel nostro stadio alcune immagini. Ma le altre difficoltà incontrate non riguardano tanto l'aspetto tecnico, ma l'aspetto, non so come dire, ci siamo sentiti un po' soli. Io credo che ci sarebbe bisogno di un supporto, ci sarebbe bisogno di un attimo di attenzione su tematiche del genere e su quelle che possiamo definire forme di comunicazione, come quella del docufilm, come quella del video, no? Dovrebbero essere supportate, invece sono accantonate, quasi invisibili agli occhi di chi invece dovrebbe darci attenzione. Questa attenzione invece spunta solo nel momento in cui immagini come questa si verificano a seguito di un ottimo lavoro. Beh, come potete vedere da questa immagine, avere un supporto non soltanto logistico, ma anche un supporto economico, ci darebbe la possibilità di raccontare meglio delle storie che danno lustro ed importanza e orgoglio al proprio paese. Riaccende quello che è il senso di appartenenza che ormai è spento in tutti quanti noi. Questa potrebbe essere definita come la storia di Davide contro Golia, in qualche modo, perché ci insegna che dei ragazzi definiti i pellegrini del sud hanno dimostrato di essere guerrieri che hanno portato alla vittoria un'intera regione. Vieno a pelle d'oca, senza fiato, un ricordo indelebile. Siamo stati uniti.